martedì, ben ritrovati. L'appuntamento è niente meno che il numero 39 con ProTeramo, la rubrica di TV6 dedicata per un'ora ai colori biancorossi del Teramo. Campionato oramai ampiamente concluso, si guarda già alla prossima stagione e le novità sono davvero tantissime. Vi avevamo promesso settimana scorsa che questa sarebbe stata l'ultima trasmissione. Bene, non lo sarà, perché con la cifra tonda, ovvero con la puntata numero 40, chiuderemo in bellezza, possiamo dire, perché sarà la settimana prossima nostro ospite dei nostri studi, il presidente del Teramo, Luciano Campitelli, che verrà a farci visita per fare un po' un consunto di questa annata. Certo, non la migliore, anzi forse probabilmente la peggiore della sua gestione, ma come detto sono tante le novità in casa Teramo, perché si guarda già al futuro e un tassello, diciamo, che è già stato messo. Non c'è ancora l'ufficialità, ma il più sembra davvero fatto. Intanto io saluto gli ospiti e vi ricordo che potete interagire con noi al numero di SMS 392-623-7060, per chi utilizza Twitter anche l'hashtag TV6, e poi potete seguirci anche sulla nostra pagina Facebook in diretta, ve la facciamo vedere tra poco. Eccola qua, siete in 8, potete anche commentare sotto la nostra diretta ed è un modo alternativo per farci delle domande. Ben ritrovato a Francesco Di Francesco. Ciao Francesco. Ciao, buonasera, salve. E ad Ania Cantagalli. Ciao Ania. Ciao, buonasera. Allora, dicevamo in apertura delle novità, perché insomma l'abbiamo detto oggi anche nei nostri spazi informativi del telegiornale, praticamente ci siamo. Giorgio Repetto sarà il nuovo direttore sportivo del Teramo. È chiaro che manca ancora l'ufficialità dell'operazione, che sembra però conclusa. Voi direte, ma non era ufficiale quasi anche Sandro Federico? Sì, lo era, e non è che ci mettiamo qui ad inventare le cose, ci mancherebbe, non sarebbe rispettoso assolutamente per i nostri telespettatori. Però vi raccontiamo anche che durante la scorsa settimana, con una concretizzazione nella parte finale, nel weekend, c'è stato un cambio di rotta verso Giorgio Repetto. Francesco, possiamo dire con assoluta certezza che era il 99,9% Sandro Federico fino a qualche giorno fa. Oggi diciamo che sembra quasi tutto fatto invece per Giorgio Repetto. Sembra tutto siamo vero. Matti, ma no, no, non è vero. Così. Velocissimamente spieghiamo che con Sandro Federico c'era l'accordo su tutto il fronte, a cominciare da quello tecnico per la costruzione della squadra, per il lavoro anche se vogliamo nel settore giovanile. Non dimentichiamo che Campitelli aveva deciso, bisogna vedere adesso se continuerà su questa strada, di, diciamo, ridimensionare quantomeno il budget del campionato, del campionato scorso per quello nuovo. Con Sandro Federico c'era l'accordo totale, quindi in questi casi si dice il 99,99%, perché mancava la firma, e attualmente con Giorgio Repetto è la stessa identica sì. cosa. Tra Federico, che sembrava fatto, e Repetto, che sembra fatto, c'è di mezzo Luciano Campitelli. Con tutto il rispetto per Luciano Campitelli, meglio ricordare, perché poi dall'altra parte non tutti capiscono, ma perché non capiscono, non perché non mi spiego bene, che con Luciano Campitelli, viva Campitelli, che continua a fare calcio, questo non va mai dimenticato, bisogna dargliene atto al 101%, però con Campitelli, calcisticamente parlando, quello che è adesso non lo è fra un secondo
Non possiamo voglio dire, che anche 10 nel... secondi, speriamo che non possiamo dire succeda... però che anche nel mondo del calcio in generale un po' funziona così, nel mercato, adesso parliamo sì, però, di mercato tante... dirigenti barra mercato allenatori, ma anche nel mercato giocatori a volte succede così, un giocatore che sembra andare via, poi è quasi fatta per la cessione, poi rimane, poi, poi ricambiano le situazioni, magari si dice che deve andare a una parte, poi va ad un'altra, cioè fa un po' parte dell'universo. Fa parte del tutto, però poi delle inversioni a 360 gradi sembrano strane, però poi evidentemente subentrano altri aspetti di natura economica, di natura tecnica, e può succedere questo e il... E anche il contrario, però per essere chiari nei confronti di chi ci segue da casa, certo, la situazione è questa. L'ho letto quando si fa la conferenza stampa di Campitelli, chi se ne frega, cosa mi deve dire Campitelli, adesso interessa l'annuncio del nuovo direttore sportivo e poi sì, del nuovo allenatore, poi magari Campitelli potrà parlare, se deve parlare di quello che è successo, e l'abbiamo visto, quello che è successo, stavamo qua coperti fino, anzi no, fino a qua stavamo coperti a quella cosa marrone, e poi per fortuna non siamo affogati in quel mare, no? Viva okay. Caidi che ha fatto di cosa marrone quel salvataggio, quindi che mi deve dire Campitelli del passato? Campitelli deve parlare da oggi in poi, quindi probabilmente la conferenza, fra 15 giorni non cambia, adesso interessa l'ufficialità del nuovo direttore sportivo, che in questo momento è Giorgio Repetto, domani mattina quando ci svegliamo vedremo se sarà concomitante la conferenza, esatto, e poi quella del nuovo allenatore, esatto, perché spieghiamo un po', c'è la probabilità molto concreta che questa conferenza stampa, che ancora è stata indetta per dovere di cronaca e di cui ancora non sappiamo ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa, sì, sembriamo matti, però potrebbe però... essere una conferenza stampa diciamo che tratta proprio di presentazione, sì, del nuovo staff dirigenziale, non passato, magari per fare per forza passato, un resoconto. Bene, basta. A quello che sappiamo ad oggi dovrebbe essere, non dovrebbe essere diffusa una nota stampa su Repetto, ma dovrebbe essere presentato Giorgio Repetto proprio in questa conferenza stampa, esatto, che dovrebbe tenersi entro questa settimana. Secondo me tra giovedì e venerdì potrebbe essere il momento buono, ecco, per vedere la presentazione del nuovo direttore sportivo, certo, che salvo colpi di scena è al momento Giorgio Repetto. Fino a quando si sapeva che sarebbe arrivato Sandro Federico, il nuovo allenatore, doveva essere Palladini, sì, e a questo punto bisogna vedere che cosa deciderà Repetto, perché Campitelli ha detto pubblicamente, sì, che sì, il nuovo allenatore lo deve scegliere il nuovo, ma io penso, direttore che, sportivo. Penso che assolutamente ci sarà condivisione di intenti in questo senso. No, quando inizia l'ultima domanda, no, almeno ufficialmente. Okay. Non ho chiesto, ma Marcellino rimane, sì, no, almeno ufficialmente. Poi. Quando inizierà il campionato di Lega Pro e se il Teramo sarà nel girone B, non sono ancora finiti i playoff. E diventa anche difficile poter pensare. A proposito di playoff, scusami. Sì, perché ieri me lo faceva notare un allenatore del girone B di questa stagione. Per correttezza, anche se non è un problema. Dopo te lo dico, scusami. Ma proprio per correttezza, perché potrebbe essere anche una confidenza di un qualcuno che magari nel corso della stagione ha lavorato bene o male in questo campionato. Per mesi, in tutta la stagione, mi sembra di aver sentito da parte di quelli che capiscono molto di calcio, soprattutto a Teramo, che il girone B, il livello è sceso, è un girone più debole, più facile, meno interessante dello scorso anno. Non mi dilungo, a questi vorrei ricordare che delle quattro semifinaliste, sì, tre ai playoff, tre sono del girone B, dove c'era il Teramo. Sì. Poi ti farò vedere anche i gol, perché perché insomma Alessandria Lecce era la partita che suscitava più fascino ed è finita davvero in un modo ai calci di rigore, insomma con parecchio pathos. Oh, Ania, facciamo un po' di
Abbiamo iniziato con Francesco, ti chiedo di ricostruire più o meno quando c'è stato l'inversione di rotta tra i due direttori sportivi, perché altrimenti, ecco, sembriamo matti. Eh sì, altrimenti sembra che uno voglia scrivere delle cose o voglia dire delle cose che poi da casa dico, ma intanto complimenti da casa, che poi non si realizzano. In realtà noi quello che abbiamo raccontato, o cercato di raccontare in quel momento, era quello, quello che era, perché fino a metà settimana scorsa, diciamo più o meno indicativamente, il direttore sportivo del Teramo era effettivamente Sandro Federico. Poi qualcosa è cambiato in una serie di incontri che ha avuto Luciano Campitelli anche con il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, perché ricordiamo, e non è un mistero, che c'è questa collaborazione tra Teramo e Pescara, che l'anno prossimo si andrà a rinforzare ancora di più. Penso che per certi versi per il Teramo possa essere comunque un bene. Serie di incontri che ha portato anche ad incontrare, da quello che insomma siamo riusciti a prendere, anche Giorgio Repetto, anche nella giornata di domenica. Incontri che sono proseguiti, contatti che sono proseguiti, sì, anche nelle scorse ore, che hanno portato a questa fumata grigia tra il Teramo, esatto, e tra il Teramo e Giorgio Repetto, e quindi siamo insomma ormai ad un passo dall'ufficialità, che ricordiamo non dovrebbe arrivare nelle prossime ore con una nota stampa, ma con questa conferenza stampa di cui paventiamo comunque la convocazione da una settimana a questa parte, che ci dovrebbe essere appunto nella settimana in corso per presentare Giorgio Repetto. Poi è chiaro, dalla scelta del direttore sportivo tutto il resto secondo me verrà ovviamente a cascata, allenatore, okay, rosa, o magari rosa, allenatore, verranno prese le decisioni poi di conseguenza. Tutto parte dal direttore sportivo e poi di conseguenza arriverà tutto il resto. Oh, vi faccio vedere una grafica che abbiamo preparato, perché se dovesse essere, come pare, Giorgio Repetto direttore sportivo, il prossimo direttore sportivo del Teramo, avrà qualche spina in una rosa di giocatori, che eccole qua, le spine della rosa, perché si troverà di fronte più o meno, adesso noi non abbiamo messo i ragazzi, ma Ania, Francesco, lo dico per estrema chiarezza, non abbiamo messo alcuni ragazzi tipo del settore giovanile, Mantini, Cesarini, quelli sono, non c'è neanche Fratangelo, perché quelli sono assodati, che sono patrimonio comunque del Teramo, però abbiamo messo, diciamo, la quasi totalità della rosa con le relative scadenze di contratto. Di fatto, che scadano nel 2017, quindi il 30 giugno, in realtà ce ne sono solo due, e sono Camilleri e Masocco. Tutti gli altri giocatori sono... tu che disperi. C'è il contratto fino al 2018. Barbuti fino al 2019, Petrella 2018, Carraro 2018, Spighi 2019, Baccolo 2018, sto risalendo, Ilari 2018, Amadio era in prestito alla Latina, ma con il fallimento del Latina di fatto è svincolato, Di Paolo Antonio 2018, Sales 2018, Scipioni 2018, Imparato 2018, Carcalis finisce il prestito, quindi torna a Pescara, Camilleri 2017, Altobelli in prestito fino al 2019, Caidi 2019, Speranza è quello che ha il contratto più lungo, 2020, poi in fine prestito di Calore, che torna al Pescara ma potrebbe subito tornare al Teramo, e con il Foggia invece bisognerà sedersi eventualmente per Antonio Narciso. Ora, tolti i due portieri, che sono comunque lì sì due prestiti ma che vanno ridiscussi, ci sono tantissimi giocatori che avranno il contratto anche per l'anno prossimo, che non ci siamo inventati nulla, basta andare su un sito specialistico per vedere queste cose. Il vero problema adesso, Ania, al di là dell'allenatore, è che molti di questi, con qualunque allenatore, probabilmente non rientrano più nei piani societari in generale, chiunque sia l'allenatore, o no, o sbaglio? Penso che questo sia il perfetto, quello che hai detto, presupposto a prescindere, vista la stagione che si è appena conclusa. E poi a quella lista va aggiunto anche Placido, che torna dal prestito. Dorazio, sì. Però è finito il contratto di Dorazio, scadrà a fine giugno, però Placido invece ha firmato un biennale nell'estate scorsa. Ricordiamo che poi è partito subito in prestito, ancora prima di cominciare la stagione.
16 giocatori sono una rosa quasi completa, quindi è chiaro che andrà sfoltita in primis, come hai detto tu, per quello che è stato l'anno appena concluso, le esperienze di molti, se non della maggioranza, e le sensazioni, le impressioni, le prestazioni che hanno lasciato a Teramo. E poi va anche valutata l'utilità di ognuno per il nuovo allenatore, perché bisogna anche capire in primis chi sarà il nuovo allenatore e poi che idea di gioco ha questo nuovo tecnico e quali giocatori eventualmente potrebbero essere a lui graditi per adattarsi a quella che è la sua idea del calcio. Ecco. Sì. Ci sono diverse spine, secondo me Spighi è una delle spine purtroppo, perché causa problemi fisici perché il valore del ragazzo mi sembra, per quel poco che si è visto, c'è indubbiamente problemi fisici che devono essere affrontati anche per Mirko Petrella. I due Mirchi, tra virgolette, purtroppo non hanno fortuna in questo senso al Teramo per quanto riguarda le condizioni fisiche, perché Petrella è uno della vecchia guardia, però purtroppo il ragazzo è sempre tormentato da questi stop muscolari che ne limitano l'utilizzo, e il Teramo ovviamente dovrà valutare effettivamente quanto Petrella potrà ancora essere utile. Ripeto, Spighi, invece, stiamo parlando di due giocatori, ok, Petrella 2018, Spighi 2019, cioè altri due anni di contratto. Spighi contratto lunghissimo, Barbuti stesso contratto di 2019. Spighi, però secondo me ha qualche possibilità in più di restare. Sansovini è la vera spina del Teramo. Faccio il nome per far capire subito che, ha detto bene Ania, bisogna vedere cosa dirà il nuovo allenatore, cosa dirà il direttore sportivo e quanto costano determinati giocatori, perché faccio l'esempio di due giocatori che a me non entusiasmano, ma che con Ugolotti sono saliti notevolmente di rendimento, e mi riferisco a Sales e Karkalis, che mi sembra che sono tutti e due sotto contratto. Karkalis finisce il prestito al 30 giugno, pescare, esatto. Sales. E Sales ha il contratto 2018 fino al 2018. Con il nuovo allenatore, magari potrebbe dire a me, come difensori a destra e a sinistra, Sales e Karkalis vanno benissimo, con l'alternativa di qualche altro giocatore. Un allenatore potrebbe dire: voglio un giocatore con altre caratteristiche. Quindi non è detto che il Teramo debba rinunciare alla maggior parte di questi giocatori alla luce di come è andata la stagione, perché se il Sales e Karkalis sembravano due non in grado di reggere la categoria con i primi tre allenatori che abbiamo avuto, Zauli, Nofri e poi di nuovo Zauli, con Ugolotti davanti agli occhi di tutti hanno reso molto. Ripeto, sono due giocatori che a me non entusiasmano, come potrebbe per esempio essere Speranza e Caiglia, ai quali è sempre bene augurare la salute a lungo. Però ecco, dicono che questa rosa è da rottamare. È da rottamare, è tutto da, ripeto, da verificare. Dipende dal nuovo allenatore e dal nuovo direttore sportivo. Io ho fatto questi due esempi perché è davanti agli occhi di tutti. Ripeto, sì, che sono due giocatori saliti. Ho capito cosa rendimento. Tu ce ne sono altri, certo. È un discorso relativo. Ce ne sono altri relativo, che secondo me pure, se viene Ancelotti, Allegri, Zidane, già che purtroppo ha vinto, e tanti altri, non sono juventino, è bene ricordarlo, però dico purtroppo ha vinto, nemmeno con quelli, insomma, secondo me renderebbero tanto di più. E per rispetto ai ragazzi non faccio i nomi, ma anche qui è davanti agli occhi di tutti il rendimento di determinati giocatori. Assolutamente. Rivediamo un po' quella schermata, perché la sensazione, dicevamo, è di qualcuno che comunque saluterà, ma in questa rosa, secondo te, va rinnovata, come dicevano, rottamata totalmente, perché anche mentalmente è reduce da un'annata comunque al di sotto, molto al di sotto delle attese? Cioè, un po' di giocatori magari che potrebbero anche dare in futuro vanno cambiati, perché si portano dietro magari un'annata
Per alcuni sì, perché magari hanno dato l'impressione, parlo di impressione, di non avere molto carattere in tal senso, quindi magari non riuscirebbero a reagire ad un'annata, direi pessima, ecco, per certi punti di vista. Su altri invece ci si può lavorare, sia perché magari sono da anni a Teramo e sia perché anche con, se dovesse essere davvero Giorgio Lepetto, penso che potrebbe toccare i punti giusti per cercare di sia far dimenticare, tra virgolette, quella che è stata la stagione del Teramo 2 anni fa, perché ricordiamo che secondo me alcuni ancora si portano dietro Savona, e sia ovviamente anche l'annata appena conclusa. Sì. Per riallacciarmi a Francesco, secondo me Sales è uno di quelli che resterà e Karkalis è uno di quelli che forse il Teramo chiederà di rinnovare il prestito al Pescara. Così come probabilmente il Teramo richiederà calore. Faccio anche l'esempio di Altobelli. Sì. Altobelli è un difensore centrale che lo abbiamo visto giocare, terzino sinistro, terzino destro. A San Benedetto è stato uno dei migliori in quella gara. È raramente perso. Da difensore centrale. Non tutti i difensori centrali sono in grado, di solito capita, però non tutti sono in grado di giocare o a destra o da terzino destro o da terzino sinistro, sì. Così come ci sono difensori esterni non in grado di rendere allo stesso modo da difensore centrale. Infatti credo che Altobelli resterà in rosa. Altri invece sono da valutare, anche lo stesso Ilari, per cui mi sembra che ci sia anche l'interesse del Fano paventato nei giorni scorsi dalle Marche. E Sansovini, ribadisco che secondo me è la più grossa spina del Teramo, perché ricordiamo che ha un prestito biennale dal Pescara il Teramo per quanto riguarda l'attaccante. È chiaro che il Teramo dovrà decidere se tenerlo effettivamente un altro anno oppure dovrà caricarsi l'onere di trovare un'altra squadra a Sansovini che possa comunque garantirgli quello che garantisce al momento il Teramo dal punto di vista dell'ingaggio. Ecco, anche perché noi lo ripetiamo, ma a beneficio magari di chi non lo dovesse sapere, è chiaro che per i giocatori che non rientrano nei piani e che comunque hanno un contratto, bisognerà o trovare un'offerta adeguata, ma diventa complicato perché comunque sono giocatori che vengono da un'annata sottotono, oppure bisognerà procedere a delle risoluzioni che però costano. Vero? L'offerta è molto più difficile perché comunque siamo in Lega Pro, aspettare un'offerta per un giocatore, soprattutto dopo un'annata del genere, come dicevi tu, sarebbe aspettare troppo. È molto più semplice, ma tra virgolette anche molto più difficile dal punto di vista economico, arrivare a delle risoluzioni, a degli incentivi all'esodo per rescindere insomma i vari contratti. Chiaro che la volontà del Teramo deve essere pari alla volontà dell'altra parte, perché sì, con un contratto in essere l'altra parte non è detto che poi sia d'accordo, a meno che appunto non ci sia un lato economico importante a convincere. Bisogna essere bravi a giocare tra le parti, a cercare un accordo il più vantaggioso possibile, ovviamente da questo punto di vista ci mettiamo dalle parti del Teramo, più vantaggioso possibile per il Teramo. Voi avete detto che Altobelli aveva giocato a San Benedetto? Ha giocato titolare a San Benedetto. Sicuro che non era Manganelli? Era Manganelli. Ah, forse sì. Altobelli ha giocato titolare in campo di Bassano. Chiedo bene. Sì, ma comunque cambia poco. Esatto, al di là di questo, non è la prima volta che un giocatore, o anche più giocatori, comunque un giocatore in una stagione rende poco, molto poco, molto al di sotto del suo valore, l'anno dopo resta e rendi di più. Io sono convinto che i grandi mali del Teramo, e potrei dire che ce lo ha detto il campionato, se è vero come è andato con Ugolotti, con le scelte finali di Ugolotti che io tante non le ho condivise, non le ho capite, e con me tanti altri, ma comunque la media punti di Ugolotti proiettata tutta la stagione, ne abbiamo parlato, avrebbe portato il Teramo in una posizione di classifica completamente diversa. I grandi mali del Teramo sono stati Zauli, Nofri, che comunque era andato meglio di Zauli, però se mi permettete andare meglio del primo Zauli, non è che ci anche il secondo, arrivo al secondo, non è che ci volesse poi tanto. Zauli, Nofri e Zauli,
ce lo dice il campionato. Se è vero poi che con Ugolotti hanno avuto il rendimento che hanno avuto, è vero. Però c'è da dire anche una cosa. Salvati all'ultimo istante della, dei play-out, però il rendimento della squadra è salita. Era una squadra che ti dava la speranza di potercela fare e poi ce l'ha fatta. Ma prima, quindi prima, in quel caos generato da Zauri, Nofri e Zauri, e per pietà e misericordia non nomino i direttori sportivi o i portaborse che ci stavano in quel periodo, dopo è andata come è andata. La squadra non rendeva perché non... Se siamo convinti che l'allenatore serve a qualcosa, siccome sono convinto che l'allenatore è importantissimo, e anche qui ce lo dice la storia, partendo dalla Serie A e arrivando fino alla Serie D, la storia del calcio. Al Teramo non serve un direttore sportivo, tanto ci siamo noi. In realtà quest'anno avrei fatto voglio passare, ma anche noi tre bendati, voglio dire, eppure un tantinello per stronzo, ma rispondo che avrei fatto molto, ma molto meglio. Oh, poi Zauri, qui c'è anche, no, anche... e di quelli che hanno fatto quelle squadre, non scherziamo, anche perché mi sarei appoggiato ad altri che dati alla mano ne capiscono molto, ma molto poi più di me. Poi qui c'è anche l'assessore all'urbanistica di Teramo. C'è anche un invito. Però ribadisco quello che ho ribadito tempo fa su questa esortazione. Anche se adesso la giunta è azzerata. Quindi c'è una convenzione che stabilisce il cambio del sintetico entro un tot di anni. Io me ne tiro fuori perché lo ignoro quanti anni sia. A sentire una parte è dopo un tot di anni, a sentire dell'altra è dopo un tot di anni diverso dalla parte precedente. E quindi c'è una convenzione, senti, nero su bianco, basterebbe prendere. Non voglio farti una domanda retorica, ma se ci fosse l'obbligatorietà di rifarlo, pensate veramente che qualcuno è così stupido da non rifarlo se invece qualcosa gli viene detto che bisogna farlo? Quindi dai, su, basta. Basta queste sciocchezze. Tra un po' Ugolotti anticalcio, tra un po' parliamo dell'allenatore. Tra un po' parliamo dell'allenatore, del prossimo allenatore, perché... vuoi parlare dell'allenatore, ma è il direttore sportivo, ripeto, aspettiamo, ripeto, e poi vediamo, ora possiamo parlare. A proposito, Sky oggi diceva che Maggi... Sì, è vicino all'Arezzo. È praticamente fatta con... Oddio, non è fatta, nel senso che sulla panchina dell'Arezzo sono in due che se la giocano, uno di questi è Maggi. Con un buon allenatore anche alcuni giocatori renderanno meglio, Altobelli e Carcali, giovani giocatori che miglioreranno, Ventola e Polidori... Ottimi giocatori che sono, sono del Pescara, Polidori ha fatto molto bene ad Arezzo, Ventola ha fatto molto bene a Macerata e sembrano, non solo loro, essere indiziati per arrivare proprio in biancorosso. Però facciamo così, noi ci fermiamo per la pubblicità, non cambiate canale, continuate a seguirci, torniamo tra poco. Poi vi diciamo il nome del nuovo allenatore. Sì, magari. Eccoci rientrati, seconda parte di Pro Teramo. Allora, iniziamo in questa prima parte. Intanto Francesco ci chiedevano il curriculum di Giorgio Repetto. Alcuni dicono il miglior acquisto possibile per il Teramo. Poi ovviamente sta tutto alla prova dei fatti. Questo è in questi anni era direttore sportivo a Pescara. Direttore generale. Esatto, in categorie superiori, quindi in B e in A. Ha lavorato non bene, benissimo. Sì. Ha fatto il bene del Pescara da un punto di vista tecnico ed economico, parliamo solo della plusvalenza di, non è una parolaccia vorrei dire, la plusvalenza di Fiamozzi per esempio, ma anche di Melchiorre, ancora ma anche di, più, di Melchiorre, no? Questo mi sto riferendo al telespettatore che dice qual è il curriculum di Repetto, e poi sono almeno 20 anni fino a quando ha smesso, perché è stato direttore sportivo, è stato nominato direttore sportivo, direttore generale del Pescara, osservatore del Chievo, che è una società leader a livello nazionale per l'organizzazione societaria, per la scelta dei giovani e per come tiene la Serie A ormai da tantissimi anni. Quindi di che dobbiamo parlare? Sì, sì, assolutamente. Francesco, ma perché il Pescara non ci dà Nando Del Sole? Sì, bene. Che è un ragazzo davvero di grandissima prospettiva, un attaccante veramente molto forte. Perché piace a molte società. Perché è ancora in età di poter disputare il campionato primavera, perché ci sono stati già contatti, ma lo sanno
tutti, sia con la Juventus che col Milan, per Del Sole, perché Zeman ha detto che punterà molto su Del Sole, certo. Un ragazzo splendido, poi insomma lo conosco abbastanza bene, bravissimo come giocatore ed è bravo fuori, simpaticissimo. Sì. Assolutamente. È un ottimo napoletano. Sì, 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 sì. Assolutamente. Oh, ci chiedevano, Ania, ma il settore giovanile non ha dei giocatori da tirare fuori? Il Pescara sembra avere il monopolio dei giocatori in Abruzzo, ma il Teramo non ha nel settore giovanile. In realtà ci sono dei giocatori. Ci sono dei giocatori. Che stanno venendo fuori. Poi è chiaro che bisogna dargli magari un po' di tempo. Bisogna dargli tempo, il settore giovanile non è una cosa che dall'oggi al domani ti dà dei risultati, ma ci vogliono anni e anni di lavoro. Qualche frutto si sta vedendo con Fratangelo, con Cesarini, Mantini e tutti gli altri. Il Pescara è comunque la prima realtà calcistica in Abruzzo e quindi di conseguenza è normale che per una società che gravita tra Serie B e Serie A abbia tanti giocatori attenzionati o comunque di proprietà. Il Teramo deve essere bravo a continuare il lavoro che ha cominciato nel settore giovanile, poi magari ci saranno tanti altri, Fratangelo, Cesarini, Mantini e quant'altro. Sì, sì, assolutamente. E bisogna dire che attualmente il lavoro nel settore giovanile, parlo da un punto di vista tecnico, con Cifaldi e con tutti gli altri allenatori e collaboratori, è decisamente molto molto buono. Certo, assolutamente. Tra un po' iniziamo il discorso legato al prossimo allenatore, però Francesco io ti volevo far vedere, siccome tu qualche paio di settimane fa, se non erro, avevi proprio lì dove sei seduto adesso, avevi parlato di Bufala, se non ricordo male, accordo Teramo-San Nicolò. Il messaggio del telespettatore, ti pare che non parlavi di mangiare? Esatto, che arrivò il messaggio mozzarella di bufala. Dissi che non si sarebbe fatto questo famoso arrivato il comunicato tra Teramo e San Nicolò. È arrivato il comunicato congiunto, identico su entrambi i siti. Noi per comodità abbiamo preso questo della Teramo Calcio, in cui comunicano che nonostante numerosi colloqui e progetti intavolati, le due società manterranno comunque la propria autonomia gestionale e tecnica in funzione di un migliore sviluppo calcistico territoriale. I rispettivi club continueranno la politica di collaborazione intrapresa già precedentemente. Ecco, secondo te, come mai ad un certo punto sembrava tutto fatto e poi no? Ecco, sempre per la storia che noi non vogliamo passare da matti. Beh, noi riportiamo quello che riusciamo a sapere, i risultati finali non li possiamo anticipare. Non credo che non si sia raggiunto l'accordo, perché forse quei passi che sembravano in avanti non ci sono stati mai. Il motivo principale non lo so, penso che dipenda dalla difficoltà che le parti hanno trovato per trovare la strada percorribile, perché una volta un momento sembrava che dovesse essere una parvenza di terza società, una società di gestione, con il Teramo in Serie C e il San Nicolò in Serie D, un altro, tutto era partito per cercare di trovare una collaborazione a livello di settore giovanile, perché la collaborazione a livello di prima squadra era anche per una questione di marketing, perché se insieme ci uniamo potrebbe, avevano pensato, essere più semplice trovare sponsor, trovare pubblicità, trovare collaborazioni economiche, e chi più ne ha più ne mette. Evidentemente tutto questo non c'è stato, forse c'è stata anche qualche altra cosa che mi sfugge, e se non mi sfugge chi se ne frega. Certo, certo, assolutamente. Però diciamo che noi, conoscendo gli attori protagonisti della vicenda, abbiamo sempre un po' visto questo accordo complicato, ecco. Insomma, anche se qualche mese fa eravamo davvero molto vicini alla fumata bianca, però poi chiaro che con l'avvicinarsi effettivamente del momento in cui doveva concretizzarsi questa collaborazione, la cosa è parsa sempre più difficile effettivamente da concretizzarsi. Certo. Continuerà comunque questa collaborazione, che mi pare a memoria, insomma, sia che riguardi alcuni
abbia riguardato alcuni giocatori del settore giovanile, ma in maniera abbastanza sporadica, quindi per la serie vicini ma non troppo, ecco. Sì, 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 ho capito, capito. Senti, sulla questione Acquaviva ti chiedo, ci scrivevano se Brucchi dovesse rimanere, c'è la possibilità che conceda l'Acquaviva al Teramo per gli allenamenti? Vado a memoria di colleghi di Bianca che leggo, mi sembra che ci sia un bando per gli impianti a Teramo, bando che riguarderà ovviamente anche l'Acquaviva. Io credo che non ufficialmente ma in maniera ufficiosa il Teramo Calcio ovviamente parteciperà e avrà la gestione dell'impianto. Certo, assolutamente. Intanto aspetta, poi ti faccio rispondere, da una buona notizia al presidente Campitelli, perché prima abbiamo visto i contratti che deve togliersi, visto che il campo è in quelle condizioni, i giocatori vogliono andarsene, lui non avrà problemi. Visto che i giocatori vogliono scappare, gli diamo questa buona notizia. Se così fosse non avrebbe nessun problema di risoluzione, perché i giocatori vogliono scappare e lui magari starà, possiamo dirlo probabilmente, se fosse vero, un po' esultando. Meglio per la Teramo Calcio, un lavoro di meno. Esatto, un lavoro di meno, ma soprattutto una spesa di meno. Esatto. Oddo sarà con repetto di essere allenatore? No. 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 È uno dei candidati ad alcune panchine di Serie B, quindi non credo. Sì, che... peraltro ha avuto un incontro con il Frosinone, c'è anche lo Spezia. Ha Frosinone avuto lo danno con il... per certo, sì. Però... Assolutamente. Oh, questione allenatore. Oh, quest'altra favola, tra virgolette, non voglio fare sempre il polemico, ma purtroppo. No, devi fare. Quest'altra favola dell'Acquaviva, insomma. Ma il presidente del Pineto con il Teramo non c'entra nulla. No, no. A oggi non c'entra nulla, domani mattina non lo sappiamo. il campo dell'Acquaviva, credo che siano così. Vado, spero di non sbagliare, qualcuno mi correggerà e accetto eventualmente la correzione, credo che siano almeno 2 anni, che 2 anni fa che si è cominciato a dire che era pronto e che quindi sì, sarebbe stato il campo del Teramo, che poi però bisognava fare la tribuna, sì, la tribuna, gli spogliatoi, ecco, Magnabelle e tutto. Sono passati 2 anni e il Teramo ancora non ha, ed è qualcosa di, ripeto, so dell'impegno del, anche perché è un tifoso e gli piace il calcio, del sindaco Brucchi in tal senso, però faccio fatica a pensare che ci vuole tanto tempo. Anche se, leggendo sul Corriere dello Sport lo scorso fine settimana un'intervista sul Corriere dello Sport al procuratore Raiola o Raiola, non ho mai capito come si pronuncia, tra le tante cose dette, devo dire molto giuste, a un certo punto ha ricordato che, cioè, ma vi ricordate quando ai tempi di Moratti arrivò il primo gruppo cinese in Italia che voleva acquistare l'Inter? Era tutto fatto. Poi quando gli dissero che per fare il nuovo stadio a Rogoredo, credo che sia nell'Inderland, sì, di, zona Milano, sud di Milano, esatto, a Rogoredo, sarebbero voluti dai 7 ai 10 anni. E questi da quel momento non si sono scappati. Sono scappati, quindi siccome capisco appunto che in Italia basta vedere lo stadio della Roma, basta vedere quanto tempo ci vuole a fare uno stadio all'estero e quando, mentre, quanti anni, quanto. Oddio, si fa, devo posso spezzare una piccola lancia, anzi, no, posso andare leggerissimamente contro il tuo discorso? Sì, la mattina, sì, beh, puoi fare tutto. Tutto sullo stadio della Roma, tutta quella questione delle cubature, perché poi in Italia, sì, arrivano i fondi dall'estero, però pensano poi che in Italia possano fare quello che vogliono, ecco. Sono quindi poi ci sono anche delle procedure e delle leggi, esatto, che vanno rispettate. Bravo, evidentemente è ora che quelle leggi si cambiano, perché non è normale che poi mi arriva la sovrintendenza ai beni di quel posto lì e mi dice che la tribuna di Tor di Valle non si può toccare, che fatiscende, che sta cadendo a pezzi, sì, e sì, tutti, sì, quindi sì, o ci mettiamo in mente che si dice vabbè, facciamo una cosa, punto a capo, cambiamo tutto, oppure so dopo, che ti piacerebbe tantissimo, e poi non, se no non ci possiamo lamentare certo, di questo. Resta il fatto che Teramo, il Teramo Calcio non ha, seconda espressione calcistica in Abruzzo, ma sono anni che è lì, anche quando c'erano 5-6 squadre in Serie C, era una di quelle della seconda espressione, è comunque capoluogo di provincia, non ha un campo per gli allenamenti suo, e allora il bando, il non bando, poi arriva quello, poi arriva quell'altro, per cortesia, no? Ok, ok.
ci scrivono, ma la società esiste ancora, prendiamo questo, prendiamo... Sì, perché non dovrebbe essere, sì, non dovrebbe esistere. Ricordatevi che in Italia abbiamo ancora leggi in vigore, spero, emanate con regio decreto durante la monarchia. Di che vogliamo parlare? Sì, ecco, effettivamente, bravo, questo è vero. Questo poi ci sono anche però delle leggi che... Poi ci sono, quando decidono che in 5 minuti... Si fa la legge elettorale e lavorano anche la domenica. Quando decidono in 5 minuti di fare la legge salva direttori dei musei per il fatto che molti sono all'estero, ci hanno messo 5 minuti. Sì, quando sì, non sì, gli fa comodo non si cambia okay, nulla. Quando non si sa... parlare di queste cose. No. Poi passo dalla parte della ragione alla parte del torto e non è che mi prendo 10 querele, vado a finire in galera. Okay. Perché qui stiamo a parlare con gente che non ha la faccia perché è piena di merda, però non gliene frega niente. Assolutamente. No, non Olè. Saresti potuto essere più esplicito di come sei stato. Olè. Chiedo scusa per l'espressione, sì, un tantinello forte e colorita prima di marrone. Prima era cosa marrone. Prima era la cosa marrone, alla fine dopo 46 minuti si è arrivato. Vabbè, quando si saprà il nome del nuovo tecnico? Ma soprattutto, prima di rispondere, caro amico da casa, noi... Prendiamo la palla di vetro. Prendiamo la palla di vetro, proviamo ad immaginare, Ania, ti do questo ingrato compito di fare una griglia di partenza, come su un Gran Premio di Formula 1. Allora, chi parte in pole position? Mettiamola così, quindi niente di fatto, niente di scontato, niente di accordato. Io ne metto tre come per la MotoGP. Ok, tu ne metti tre in prima fila. Tre in prima fila, secondo me Asta, Palladini è un outsider che non è ancora trapelato. Quindi Asta prima di Palladini, eccolo qua Antonino Asta. Asta prima di Palladini. Asta che ha avuto un'esperienza con la Feralpi, però insomma lui è stato a Monza, è stato a Lecce, insomma ha un curriculum importante, un giocatore che devo dire la verità prendevo molto volentieri al fantacalcio quando giocava nel Torino. Perché è un uomo di forte carattere e che in questo momento dunque mettiamo in cima alla lista? Per me sì, è chiaro che al momento è quello che possiamo riuscire insomma a carpire. Il momento in cui l'allenatore non è, ripetiamo, il pensiero primario, però insomma è uno dei primi nomi circolati. Poi è vero che si dice anche che chi esce per primo non sarà mai... Chi entra papa esce cardinale. Esatto, io torno non sarà mai quello che effettivamente sarà. Però io non spegnerei i riflettori su qualche nome che non è ancora uscito e che stiamo provando ad appurare. Sì, fino a quando non proviamo ad interromperla, perché altrimenti poi da casa ci tirano le orecchie. Mi fermano per strada e mi dicono la fermano per strada e dicono che la interrompo. Ah, da Jacopo? Eh sì, certo. Vabbè, io se no mica ti interrompo. Okay. No, è un'indicazione anche per te. Non credo, che io non l'ho interrotto mai. Ok. Vado? Vai. Allora, fino a quando c'è stata la candidatura Federico, il candidato numero uno era Palladini, poi sono usciti Asta, Maggi che dicono che sta andando verso l'Arezzo, però anche lì non è fatta. Ora con Repetto francamente non lo so, mi verrebbe da dire ancora Palladini il numero uno, perché io anche probabilmente che quest'anno Palladini, nella stagione passata Palladini e Sandro Federico sono stati capaci di mettere su una San Benedettese che ha fatto il campionato ha fatto, spendendo molto ma molto meno di quanto ha speso il Teramo per fare una stagione che stava per diventare disastrosa al 101%. Non sono d'accordo con, sia non che non sono d'accordo con Ania, ecco cosa. Dico semplicemente che secondo me mentre il problema, il primo nodo da sciogliere una volta deciso che Repetto il direttore sportivo e il nuovo allenatore, perché ripeto, se avete detto che il Teramo ha il grosso handicap di dover sfoltire quella rosa, ripeto anche che magari il nuovo allenatore ha un giocatore impensabile, viene il nuovo allenatore e ti dice, faccio il nome ecco, di Karkalis che rientra per fine prestito, a me Karkalis va bene
E con un allenatore magari Carcalli sì, sì, no, ho capito. Ripeto, l'ho detto prima. No, perché io credo se vogliono lavorare come si deve, se no, ok. No, aspetta. Come vogliono loro, che tanti soldi contestualizzo, non li faccio io, contestualizzo quello che voleva dire, perché poi in realtà è anche quello che stiamo cercando di spiegare anche con i servizi televisivi durante il telegiornale. Non è che l'allenatore non sia la priorità. Ci mancherebbe, dopo il direttore sportivo verrà l'allenatore, però l'allenatore dovrà essere scelto dopo aver valutato il progetto calcistico che il nuovo direttore sportivo delineerà insieme alla società, cioè sì, sarà una diretta conseguenza del progetto calcistico. Oddio, fino all'altro della giorno, Teramo Calcio. Fino all'altro giorno c'era un progetto che quest'anno la stagione è costata 1.800.000 al Teramo. Tu pensi un po' 1.800.000 e Cambitelli aveva chiesto, aveva preparato, diciamo Cambitelli insieme a altri collaboratori, di provare a fare una stagione con 1.200.000, che è un bel passo in avanti. Ecco perché c'era Sandro Federico ed ecco perché c'era Palladini. E adesso bisogna vedere che Cambitelli ha trovato 600.000 euro che gli ha dato qualche amico bel gratis. Questo vorrei conoscere anche io, questo amico. Ma per dire, se dovesse avere. Adesso magari invece di 1.800.000 quest'anno vuole fare una stagione con 2 milioni. Ecco perché no, tu hai solo aggiunto un qualcosa, si chiamerà Serie C, sì. I playoff, ma ancora non si sa nulla. Serie C si chiamerà di sicuro. I playoff è presto. Ripetiamo, stanno ancora giocando i playoff di quest'anno. Hai aggiunto qualcosa a quello che avevamo cercato di esplicare. Cioè, prima la società e il nuovo direttore sportivo tracceranno le linee della nuova stagione. E l'allenatore sarà, correggimi se sbaglio, una conseguenza di questo nuovo progetto calcistico, giusto? Sì, anche secondo me, nel senso di, tra virgolette, ripulire la rosa da giocatori su cui il Teramo non vuole investire. E quindi di conseguenza poi consegnare nelle mani del nuovo allenatore una rosa già, tra virgolette, ripulita, da scarnificata, in modo da poterci costruire sopra. Esatto. Ecco, questo volevamo intendere. Non credo che non parleranno con un allenatore nel mentre... Certo. Ovviamente si faranno tutti questi lavori in corso sulla rosa. Credo che l'allenatore, che sarà il prescelto tramite contatti telefonici, face to face o quant'altro, secondo me avremo l'ufficialità la prossima settimana. Prossima settimana. Il primo acquisto, mi verrebbe da dire, sarà, però per correttezza dico, potrebbe essere Esposito, si chiama quello che è ex Chieti? Del Matelica? Del Matelica. Allora, non dimenticare che era un pallino di Repetto, ed è stato che lo ha portato a Pescara, esatto, ed è stato uno dei temi di discussione. Peraltro, proprio qui nei nostri studi, la settimana scorsa, il presidente Sebastiani ha ricordato quella sorta di, non dico litigio, però quella divergenza tra lui e Giorgio Repetto, che preferiva Esposito, Vittorio Esposito, a Gianluca Caprari. Avrebbe voluto... Potrebbe sembrare una bestemmia. No. Lo preferiva in quanto il costo era completamente diverso e lui diceva: se vendiamo Caprari incassiamo subito e l'alternativa ce l'abbiamo già in casa. Assolutamente. Va bene, tra un po' vi faccio vedere i gol della Lega Pro semifinali. Però intanto, Francesco, siccome settimana prossima avremo qui nei nostri studi per il gran finale, mettiamola così, perché poi facciamo cifra tonda, aggiungiamo che non è che te lo sta inventando. No, e ci mancherebbe. Poi faccio un rimprovero pubblico perché gli voglio troppo bene. Cosa? Quando hai detto la prossima settimana il presidente Cambitelli sarà nei nostri studi, come ci ha garantito la Teramo Calcio. Sì, ci mancherebbe. No, vabbè. Si assume le proprie responsabilità. Nella presentazione. È ovvio, perché comunque si passa. La Teramo Calcio, tramite l'ufficio stampa e quindi tramite il bravo Marco De Andolfo, che tra l'altro Marco De Andolfo è veramente una persona in gamba,
da più di un mese ha garantito allungatele perché l'ultima trasmissione la fate con Campitelli. Sì, assolutamente. Non avevo detto questa appendice, ma perché bene, ogni tanto l'appendice, non l'appendicite. L'appendice. Oh, se potessi fargli una domanda, Francesco, al presidente Campitelli. Non ho domande da fare in questo periodo a Campitelli. Nessuna? Nemmeno una. Ok, Ania, tu avresti una domanda, una curiosità? Nemmeno una domanda. Guarda che 156. Guarda che la registriamo se la fai la domanda e gliela proponiamo martedì. Ne avrei 156. Vabbè, va bene. Ania, che se parla del passato, riparto da quello telespettatore, la domanda giusta del telespettatore quando dice il direttore sportivo voleva nella scelta dei tre, la prima scelta non era Zauli era la terza, perché hai preso Zauli? In base a quale ragionamento? Perché hai preso Zauli? Perché va poi bene. Hai tolto... Vabbè, ma sono 10 di domande. Okay, per quello ti ho detto, ma una domanda se parliamo del perché passato. Perché hai preso Zauli? Io dico che a questo punto bisogna parlare da oggi in poi. Il passato ormai è passato, ripeto. Il Teramo per fortuna si è salvato. Campitelli per fortuna continua a fare calcio, bravo. E quindi parliamo da oggi al domani. Ania, tu? Io gli chiederei cosa ha imparato da Savona Teramo a Teramo Lumezzane. Ok, vi faccio vedere un po' di gol di Lega Pro. Erano i quarti di finale e sono stati belli e hanno portato in semifinale, caro Francesco, quelle tre squadre del girone B contro la sola Alessandria del girone A. Anche qui, prima di vedere le immagini, l'Alessandria girone A, 3 del girone B. Ma non si è sempre detto il girone meridionale, detto, il girone meridionale. Ma nemmeno uno c'è stato. No, si diceva non solo il girone meridionale, quello più forte, no, per questioni ambientali, le solite cose, c'è il meno tecnico però è. E si diceva che il girone B era il più debole, il meno interessante, che il livello è calato, è 30 anni che lo sento dire, il livello è sceso, quando finirà sto livello arriveremo prima o poi a un livello per terra, a zero, stronzate che si dice di quelli certo. Che non sanno che dire. Io c'ho un amico che mi fa Francesco, ma io mi devo vedere tutta la trasmissione per vedere la parte più interessante. I gol. Cominciamo? Vi devo sentire a voi per vedermi finalmente i gol. Da Alessandria Lecce. Allora, i calci di rigore. Comincia con un errore il Lecce, poi segna l'Alessandria. Innanzitutto il pubblico del Moccagatta e dall'altra parte il pubblico di Lecce. Veramente una partita bellissima dal punto di vista cornice del pubblico. Poi insomma è finita senza gol, ha fatto i calci di rigore. L'errore decisivo sarà quello di Ciancio per il Lecce. Qui abbiamo visto insomma tutta la serie. Eccolo qua, questo è il primo errore, è l'errore dell'Alessandria che fa il paio con quello del Lecce. Questo è il palo di Ciancio e arriverà insomma un po' sfortunato. Il Lecce non riesce proprio a sfatare questo tabù della Lega Pro. Non ho visto la partita, chi l'ha vista mi ha raccontato che il gol finale è di Gianluca Nicco, te lo ricordi? Sì, avrebbe meritato di vincere ai tempi regolamentari. Il Parma batte la Lucchese 2-1. Si è sempre detto Parma grandi firme, Parma eccezionale, Parma mercato stellare. Alla fine Baraje ed Edera hanno risolto questa partita. Questo è il gol di Baraje che porta in vantaggio il Parma a Lucca. Devo dire che la Lucchese, al di là del fatto che si è resa al Parma, ha fatto veramente un grandissimo campionato e i complimenti vanno ad Antonio Obedio che insomma questa squadra l'ha costruita. Questo è il pareggio di Dauria per la Lucchese, che praticamente sta diventando la squadra specialista dei calci piazzati, perché abbiamo visto anche la settimana scorsa aveva fatto veramente un gol bellissimo contro l'Albino Leffe. Infine questo gol di Edera, l'assist è di Calaiò, però insomma due giocatori nell'altra una partita di andata due gol Calaiò. Sì, assolutamente. Questo è riproposto, ecco qua, c'è un errata lettura difensiva con Calaiò che becca Edera e un esterno sinistro per il gol che vale il 2-1, ma di fatto finita la qualificazione. Partita incredibile a Reggio Emilia, dove il Livorno, questo è il gol, va in vantaggio con Pier Giuseppe Maritato, gol del vantaggio del Livorno.
che non solo va in vantaggio, tra poco arriverà anche lo 0-2. Questo è ancora il gol. Il secondo gol sembra davvero la fotocopia, però lo segna Borghese, difensore Martino Borghese, 2-0. A questo punto la Reggiana, per portare tutto ai supplementari, avrebbe bisogno di un gol che arriverà nella ripresa. Ecco, intanto riproposto il colpo di testa di Borghese, c'è una difesa esemplare. Arriva con il calcio di rigore realizzato da Cesarini, 1-2, e allora si va ai tempi supplementari. Ai tempi supplementari la Reggiana passa il turno e per una serie di... il mondo gira alla fine, segna Marco Guidoni. Ancora lui è ritornato tante volte questa stagione, lui che era stato un obiettivo di mercato del Teramo, come vedete al sesto del primo tempo supplementare. Finisce 2-2 e dunque la Reggiana passa il turno. Infine, questa è una partita senza gol tra Cosenza e Pordenone, con il Pordenone che dunque, grazie al risultato dell'andata, va in semifinale. Questo è il triplice fischio, Pordenone dunque che va in semifinale. Le semifinali saranno a Firenze, perché qui c'è il campo unico, nella città dove c'è la sede della Lega Pro / Serie C. Parma-Pordenone martedì prossimo alle 20:45, Alessandria Reggiana il giorno dopo, mercoledì 14 giugno, sempre alle ore 20:45. Per la finale bisognerà aspettare sabato 18 alle ore 18. Voi parlate di progetti di società, ma secondo voi sono ambiziosi o no? Solo di consolidamento, quindi di sofferenza? Beh, consolidamento, questo... quindi di sofferenza, non credo che ci sia questa relazione, brava, perché consolidamento può essere di fare un campionato di centro classifica, di centro alta classifica, senza svenarti e senza parlare stupidamente di Serie B, di promozione, sì, okay, sì, come sì, non se ne è parlato mai l'anno che poi l'avevamo, cioè, l'avevamo conquistata. Allora, quest'anno giustamente un po' tutti gli addetti ai lavori dicevano che il girone B fosse più difficile. Prima ci avevano scritto inutile, continuate a parlare del dottore sportivo perché tanto l'allenatore lo sceglie i Campitelli. Quest'anno sarà diverso. La realtà, la sensazione, ma sempre sensazione, sempre sensazione, che quest'anno le cose potrebbero, proprio perché Campitelli è stato un po' scottato da quello che è avvenuto la settimana scorsa. Il girone C è il più forte, il Foggia ha segnato 5 gol al Venezia, ma non si possono fare. Il Foggia è la squadra più forte della Lega Pro, ma non si possono fare e poi comunque questo genere di paragoni. Allora, buonasera caro Jacopo, vuoi organizzare l'incontro con la mia amata Roberta Di Sante? Non vivo senza lei, Andrea da Pesca. Guarda Andrea, ci pensa direttamente la signora Cupido, che tra un po', ecco, signorina signora, Cupido, signorina. Che inquadriamo. In teoria signora, dopo 18 anni ormai, siamo tutte. Ci penserai tu? Sì. Te ne occuperai tu? Con molto piacere, riferirò il messaggio a Roberta. Assolutamente, va bene, va bene. Così, per chiudere, vorrei chiedere a chi ha avuto la brillante idea, visto che si è giocato domenica le partite di ritorno dei quarti, di allungare fino al martedì della settimana successiva in una stagione così lunga, poi li fai giocare martedì e mercoledì e poi sabato, e poi sabato la finale. Quelli che giocavano di mercoledì, quindi tu li fai giocare li mandi a giocare la semifinale 9-10 giorni dopo i quarti, e poi gioca la squadra che gioca il mercoledì, 3 giorni dopo fa la finale. Questi secondo me o lo fanno apposta oppure non so che cosa. Perché non potevano giocare già per esempio questa settimana, oppure non potevano giocare le semifinali per dire sabato e domenica, e poi il giovedì e finivi prima, e comunque mo che servono 9 giorni con vabbè. Ma questa era una anche perché poi chi gioca di mercoledì potrà C1 sempre accampare al 90, 90, C2 non gli andava bene, quindi Lega Pro, come si chiamava? Prima e seconda divisione. E allora c'è gente che prende centinaia di migliaia di euro. Io parto sempre per dal presupposto delle decisioni, poi vanno pure in televisione a livello nazionale. Ma tu, ci fosse qualcuno che li sputtane, no? Ma tu te lo immagini la riunione in cui hanno deciso, per esempio, in cui decidono queste cose, quando uno porta la questa idea e tutti che magari gli fanno anche l'applauso,
te lo sei mai chiesto, te lo sei mai immaginato? Sì, me lo sono immaginato. Cioè, quando stanno lì fuori, tornano ogni presidente, torna nella sua città e si lamenta. Ma da dove torni tu? Assolutamente. Lasciamo stare, lasciamo stare. Oh. Far arrabbiare. No, no, vabbè, perché mi interessa, perché è una cosa mia, io immagino sempre queste grandi riunioni. Perché vorrei farci di colpo, giù dietro a tutti e esco da dietro al paravento. Cucù. Scusate, ma voi siete scemi o ci fate? Eh sì. Mm. Va bene, va bene. Arrivederci, buone vacanze, aspettiamo, buone estate. Forza Teramo. Aspettiamo il presidente. Aspettate il presidente. Martedì prossimo. Martedì prossimo. Ci sarà solo il presidente. Sì. Benissimo. Sì, sì. Vabbè, comunque, noi, Forza Teramo e buone vacanze a tutti. Guarderemo. Estate. Ah, voi, sì, voi guarderete? Finito, sono le 22:05, andiamo. Riesco a stare fino a mezzanotte. Sì, sì. Organizziamo la trasmissione e ci stiamo fino a mezzanotte. Ok, ci possiamo pensare per l'anno prossimo. Comunque. Pure. Perché non ti piace l'idea? Sì, come non, a me tutto mi piace. Allora, va bene. Io... anche la bufala, la mozzarella di bufala. Io ringrazio Francesco Di Francesco. Ciao Francesco, spero che nonostante mi sia caduto il microfono, tu ti sia comunque divertito quest'anno, questa stagione, che sia stata piacevole dal punto di vista sportivo. No. Qui, perché la domenica è stata una sorpresa. Vabbè, la domenica... è andata bene, quindi quando finisce bene... che sì, sì. Tutto è bene, tutto quel, è bene quel che finisce è bene. Non so se vuoi consolare per questioni calcistiche. Non devi chiudere laterali della trasmissione. Pensa ai mani tuoi, questo è come quello che dai. Sta. Va bene, va bene, sto scherzando, dai, sto scherzando, è la penultima. L'alto della sua annata fantastica con l'Inter. Fammi. Come sta domani mi operano una piccola cista e me la tolgono. 187 metastasi, poveretto, così come questo. Lasciali perdere. Va bene, dai, scherzo, dai, si fa per scherzare. È l'ultima in formato tradizionale, quindi magari grazie Ania comunque. Grazie per a te, grazie a voi. È stata con noi quest'anno e di fatto averci raccontato il Teramo durante... soprattutto nei servizi domenicali. Grazie a Maurizio Da Qui, che ritroverò martedì prossimo per la puntata numero 40 di Pro Teramo. È stata un'annata lunga, ci vediamo martedì prossimo in diretta alle 21 su TV6, canale 4. No, no, fallo tu. Canale? Fallo. 14 del Digitale Terrestre. Forza Teramo. Buonanotte.